Amici bellini, perdonate il ritardo. Insomma, vabbè, però non è notte a voi, è sera, è sera. E oggi è una di quelle giornate pazzesche. Insomma, è un martedì che diventa mercoledì, è un mercoledì di numeri, perché tra un po' andremo anche live a fare le solite cose nostre, Caffè Napoli TV. Però io devo chiudere un attimo il discorso Roma con un minimo di analisi tattica. Quindi cominciamo. Allora, amici miei, amiche mie, prima di tutto, Gabriel Batistuta, benvenuto sul canale. Mamma mia, che bomber! Attaccanti così non ce ne sono più, eh. Ah, com'era forte, mamma mia, il Re Leone, fortissimo. E quindi, come si è iscritto lui? Che cosa state aspettando voi? Iscrivetevi al canale, parliamo di calcio, ci divertiamo sempre in maniera, insomma, delicata, ecco, senza essere trancianti, ghigliottinanti e senza stendere le veli pietose. Lasciate un like di cortesia. Sottolineiamo tra le cose belle, perché poi capitano cose meno belle, ma anche cose belle. La cosa bella è che il buon di Coprio ha riavuto la sua telecamera, insomma, polizie, cose, cioè c'è il video dove ed è stato anche carino a voler specificare e a sottolineare che non è che succede solo a Napoli, eccetera, eccetera, perché ha ricevuto molti messaggi di solidarietà di napoletani bravi che odiano l'altra Napoli, quella che ti fa fare brutte figure internazionali e ti senti male e chiedi scusa tu in prima persona, anche se non è tua responsabilità. E lui ci ha tenuto a dire che queste cose succedono a Tokyo, succedono in America, succedono in Europa. E mi piace anche sottolineare che non so in quante altre città tutta l'altra Napoli, insomma, si è mossa per così. Non so in quante altre città avremmo visto una reazione così potente, perché tutti mi avete scritto: bisogna fare qualcosa, tu che puoi, fai muovere le masse. È bello, e questo Napoli ce l'ha, c'è quel versante della medaglia e anche l'altro, che è bene sottolinearlo, perché non lo so, se in un'altra città tutti quanti. Bene, bene così, veli pietosi su comunicati ufficiali, eccetera, eccetera, e andiamo a parlare un attimo di campo. Nel giorno in cui, purtroppo, si sa dell'entità dell'infortunio di Lobotka, e quindi al 99%, perché si parla di una decina di giorni, un paio di settimane, non ce lo avremo per la partita con l'Empoli. Ed è un pochino seria come cosa, anche perché io vi faccio vedere degli screenshot. Però, Amrabam tattico, eccolo qua, più o meno la formazione con cui il Napoli è sceso in campo contro la Roma e relative sostituzioni, perché è lì che poi il tifoso si concentra in questo caso. Perché? Perché ci concentriamo sulle sostituzioni? Perché il Napoli del primo tempo non mi è sembrato poi così male, anzi, mi era anche piaciuto, la reaction parla chiara e qualche occasione l'avevamo avuta. In particolare mi piace far vedere, proprio perché parlo di Bobot, poi si parla anche di Tuan Zebe, perché ma andiamo per ordine, ma sicuramente mi dimentico e voi me lo dite nei commenti. Guardate questo primo screenshot, il gol, cioè il rigore che poi verrà conquistato da Lozano, parte da un Bobotta che di esterno trova Fabian tra le linee e si fa questo triangolo che poi è proprio il massimo della semplicità. Però è questo che ti fa superare poi l'attacco dell'uomo contro uomo. Tu fai un triangolo del genere, vedete? Primo passaggio di Bobotta. Fabian gliela restituisce e vediamo di metterlo subito a seguire. Guardate che bello. Fabian gliela restituisce, Bobotta si fa vedere subito, quindi chiude il triangolo e senza biasimo, quindi tu. Poi succede tu così e poi di prima, questa poi è la cosa bella, sul movimento di Lozano che fa i passettini e ci piacciono, e Bobotta è di prima che lo lancia in profondità e Lozano quindi si metterà in anticipo sull'avversario, che sarà costretto Ibañez a fare fallo. Quindi queste sono le cose belle della vita. La cosa brutta è che Bobotto queste cose con l'Empoli non le potrà fare. E non vorrei già parlare di formazione, però nel momento in cui sappiamo che Koulibaly è squalificato, Bobotto non ci sarà, guarda caso siamo di nuovo in grossa emergenza. Il che non significa che siamo spacciati, perché il Napoli a volte più quando è stato in emergenza è riuscito
a fare cose egregie che non ci aspettavamo. E allora, perché? Anche un po' perché abbiamo visto che certe gerarchie Spalletti ce le ha belle fisse nella mente, e quando non deve fare una scelta, quando è praticamente obbligato, potrebbe anche andare meglio. Ma non è una cosa contro Spalletti, ma è così, è così. E quindi, Rachmani, tu pensi subito a Juan Jesus sostituto di Koulibaly, ma Juan Jesus pare abbia fatto differenziato, ed è questo che ci mette un attimino in attenzione, perché se Juan Jesus poi non ce la fa. Guarda il quando, cioè ti manca Koulibaly e viene meno Juan Jesus, sarà il momento di Tuan Zebe con Rachmani. Quindi abbiamo i dubbi, e speriamo bene, sia entrato negli schemi, capisca tutte le cose. E poi si parla di un Di Lorenzo che sta in fase di recupero, credo si possa convocare, se sta bene, insomma ci sono ancora alcuni giorni per valutare, però se sta bene potrebbe anche essere mandato nella mischia, perché voglio immaginare che nelle gerarchie un Di Lorenzo al 70-80% possa essere preferito a Zanoli. Ma Zanoli non va, insomma, sì, sicuramente non avrà fatto la partita perfetta come le ha fatte nelle altre due, però non, si deve, secondo me, si deve scagionare per quanto riguarda il gol della Roma, perché in quel momento noi eravamo passati a 5 e si cominciano a creare un pochino di scompensi tattici. Non perché il Napoli non possa, non sappia giocare a 5, ma il primo erroruccio, secondo me, è Juan Jesus che rompe la linea, come vedete. Quindi c'è la linea 5 con Zanoli, Rachmani, Koulibaly e Mario Rui. Juan Jesus rompe la linea perché il giocatore della Roma, che non so chi è in questo momento, viene incontro e scambia di prima e la dà sull'esterno a Karsdorp. Rompendo la linea così, tutto deve scalare, e vediamo poi i successivi screenshot che cosa ci fanno vedere. In questo momento, quando la palla poi da Karsdorp arriva facile a questo che credo sia Pellegrini, è giusto che Koulibaly l'abbia seguito perché Mario Rui è fatto fuori dal passaggio di prima, ed è giusto che, vedete, le marcature poi continuano al centro. Juan Jesus sta recuperando, Rachmani guarda il suo diretto avversario, Abraham in questo momento è tenuto da Zanoli, ed è giusto. Ma io vi devo far rivedere il primo screenshot prima di andare avanti, perché nel primo screenshot si vede in alto El Shaarawy liberissimo là dietro, e Anguissa in un atteggiamento quasi un po' passivo, vedete che è camminante Anguissa, mentre dovrebbe, visto che Zanoli già sta a uomo su Abraham, dovrebbe cominciare a guardare El Shaarawy e cominciare a chiudere quella zona di campo. Ma andiamo avanti e vediamo come si sviluppa purtroppo l'azione con quest'altro screenshot. Mi sembra evidente la situazione: la palla passa, i giocatori stanno in controllo, ma anche qui controllo e scarico. Qui ancora Zanoli sta tenendo Abraham, ma c'è questo scarico facile. E nel prossimo frame vediamo che arriva di gran carriera, arriva El Shaarawy, che in questo momento si trova tutto solo. Lo vedete benissimo perché la palla poi passa. Abraham fa quest'altra. E poi ce ne sono due, perché anche quello che è Perez, che quindi si è schiacciato troppo, Zielinski, Demme in ritardo, e El Shaarawy è solissimo e Anguissa non lo vediamo nel frame. Quindi possiamo partire da quella rottura della linea di Juan Jesus, ma anche Anguissa ha un po' di responsabilità in questo caso, e arriverà allo scadere il pareggio della Roma. Ora, se è vero come è vero che abbiamo detto che la formazione iniziale non era neanche male, 4-3-3, 4-2-3-1, insomma, qualcosina si è fatta, poco, poco, perché XG li abbiamo visti poco, però insomma è tutto chiaro, con Zanoli, Rachmani, K2, Mario Rui, K2 meglio su Zaniolo, Rachmani su Abraham se l'è perso un pochino, abbiamo fatto anche le pagelle, sono su Fan Rating, io vado a braccio con le pagelle, ovviamente certe cose me le dovrebbe dire Spalletti per sapere se hanno sbagliato la prestazione individuale o se era proprio il piano gara sbagliato. A Spalletti noi chiediamo perché, nel momento in cui si infortuna Lobotka al 57esimo, entra Zielinski e quindi si sposta Fabian al centro e Zielinski si mette qui. Poi vedremo stasera anche le posizioni medie. Io la capisco pure come sostituzione, nel senso che è logico far entrare Demme al posto di Lobotka, però già non stavamo poi giocando bene. Già il secondo tempo era cominciato con la Roma che, avendo messo Mkhitaryan, aveva preso più campo al centrocampo, però si mette Zielinski,
Zielinski non sta overperformando e quindi si perde un pochino lo spessore del centrocampo. Con Fabian dietro, non perfettissimo. Dopodiché che succede? Che si aggiusta la cosa al 68esimo mettendo Demme al posto di Fabian in questo caso e poi Elmas al posto di Lozano. Qua io non lo capisco. Qua non lo capisco perché è una sostituzione un po' conservativa, perché Elmas si considera centrocampista, mezza punta, insomma così, dove sulla destra non fa il meglio del suo repertorio. C'hai Politano. Se proprio Lozano era comunque, a me sembrava fresco, ma lì non possiamo metterci, potrebbe, magari era esausto. Se devi sostituire Lozano, c'hai Politano come prima scelta anche logica, e invece viene messo Elmas qui. Si può discutere, una scelta, eccetera, eccetera. Dopodiché che cosa succede? Che entra Mertens al posto di Insigne, anche qui, ma questa è doppia sostituzione, quindi non è Mertens al posto di Insigne, è fondamentalmente Mertens al posto di Osimhen, perché Mertens finirà prima punta, e si inserisce Juan Jesus per passare a 5, il che crea un pochino di confusione e forse anche un sentimento di paura nella squadra. Ah, siamo passati a 5, stiamo in difficoltà, ci fanno l'attacco finale, dobbiamo guardarci dalle pallate. E quindi succede questa cosa qua con Zielinski e Demme che restano qua nella mediana, chissà. E poi si crea questo 5-3-2 con Elmas a supporto di Mertens, e lì quello che non ci è piaciuto è che comunque si provava questa pallata lunga, ma se c'hai Mertens e Elmas, lo ha detto prima Spalletti, Mertens deve venire incontro, dobbiamo palleggiare di più, e invece non abbiamo avuto la forza di palleggiare, la possibilità, la personalità, tutta una serie di cose che servirebbe stare nella riunione post partita di Spalletti, dove perché Spalletti sta urlando alla squadra. Spalletti lo vediamo anche sul pezzo in campo, che non sempre fanno quello che l'allenatore gli sta chiedendo. È una storia che si ripete, ne abbiamo parlato con Gattuso, ne abbiamo parlato con Ancelotti, eccetera eccetera. Quindi questo poi è successo, e poi succede il patatrac. Il mettere un difensore in più non sempre, e lo abbiamo visto, ti dà più solidità in difesa, molto spesso è il centrocampo, è ancora più importante, perché poi pure Osimhen non ce la faceva stare in campo, lo potevamo lasciare in campo, qualcuno ha detto potevi mettere Petagna, tantissime soluzioni col senno di poi si possono fare, ma questo è, e adesso dobbiamo sperare che però Juan Jesus stia bene per giocare, perché altrimenti un'altra difesa completamente inedita, di Lorenzo che sarà, se ci sarà, sarà a mezzo servizio, Tuanzebe che ha giocato pochissimo, quella Fiorentina, quella cosa in Coppa Italia, male ma, stasera gioco per la Fiorentina, beh. E quindi non essendoci K2, Rachmani, magari si alza l'attenzione di tutti senza K2 e vediamo un pochino, vediamo anche se ritorno Spina, sarebbe importante per guidarla la difesa, si parla sempre di stato influenzale, e Mario Rui che deve continuare a schiacciare sull'acceleratore, non malissimo Mario Rui, anzi c'è stata anche una diagonale importante da parte del portoghese che ci ha salvato, insomma, il risultato in un paio di occasioni. Mertens, Zielinski, vediamo a centrocampo, è inutile parlarne adesso, ne potremo parlare, si può immaginare un Fabian Anghissà a due, perché non lo so se Fabian poi vertice basso a volte l'ha fatto, ma ci era piaciuto assai Fabian Anghissà a due qui con Zielinski sotto punta. Magari Elmas sotto punto, se non vuoi mettere Mertens, l'equilibrio te lo dà, se Zielinski proprio non sta bene. Vedremo, da New York, Valero Fluido è tutto, qualcosa me la sono dimenticata e me la dite voi nei commenti, rilasciate il like finale, iscrivetevi al canale perché secondo me è così, e tenete d'occhio il canale Telegram per i link di tutte le live che facciamo, e se vedete sul canale Telegram qualche link che non si ha mandato lui, che è un poco spammoso, non ci fate caso, ignorate e poi ne parliamo così. Ha già parlato con Telegram, che state facendo? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @valeriofluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, basta, sei cringe. Quante cose.